Oggi per me è un giorno molto significativo e importante, perché essere qui significa essere nel cuore anche della ricerca di Napoli, del mare di Napoli, dove oggi possiamo dire che abbiamo restituito così, hanno restituito alla città un posto straordinario, un posto che è la storia, una parte della storia della città, è il cuore pulsante della ricerca per il mare, è il nostro sviluppo, è la nostra risorsa, e per me questo è un posto centrale della città, ma non solo della città, ma è un posto centrale per il nostro paese. La ricerca sui mari, sugli oceani è ciò che rappresenta il nostro futuro, quindi qui rappresenta la nostra storia e il nostro futuro. Oggi ve l'ho detto, è un bel giorno perché la restituzione completa alla città di questo gioiello è senza dubbio un giorno importante. Rimanere su questi temi significa rimanere proprio nell'interesse del paese e della città. Sono stati circa 3 anni per la ristrutturazione della parte edile, perché abbiamo dovuto rifare tutta la parte strutturale con 5 colonne portanti. Negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato sul discorso delle vasche, e negli ultimi 6 mesi in particolare abbiamo popolato le vasche, perché l'acquario è un organismo, un macroorganismo vivo, quindi, ma crescerà ancora, ogni mese crescerà, da qui a Natale apriremo delle nuove vasche, sarà qualcosa veramente di bello da vedere. Noi abbiamo aperto già da oggi pomeriggio gratuitamente per la cittadinanza, domani dobbiamo sospendere per fare dei lavori ulteriori di pulizie e riapriamo venerdì sempre gratuitamente, perché tutte le prenotazioni sono state esaurite in un'ora o due. E da sabato sarà aperto al pubblico, i costi di accesso sono molto accessibili, credo intorno ai 5 euro per i bambini, in modo tale da permettere di fare un'esperienza. Sulla parte gratuita metteremo anche a disposizione gratuitamente le guide, perché noi vogliamo spiegarlo, non vogliamo far vedere un acquario come un televisore con dei pesci che si muovono dentro, vogliamo spiegare l'importanza degli ecosistemi marini e della loro protezione, perché siamo convinti che sono i bambini il nostro futuro, e se loro lo capiscono sarà più facile in futuro proteggere questi ecosistemi.